Bentornati. Grazie. La prossima ospite si chiama Francesca Del Rosso, ma tutti l'hanno sempre chiamata Wondy, da Wonder Woman, la supereroina dei fumetti, per via del suo superattivismo alla milanese. L'ultima puntata vi avevo mostrato il suo libro, Wondy, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro, Rizzoli, in 2 settimane già la terza ristampa. Signore e signori, Wondy! Ciao Francesca, ciao, piacere. Benvenuta. Grazie, grazie mille. Beh, è stato movimentato il tuo arrivo alle invasioni barbariche, perché tra l'altro succede veramente di rado, però insomma 2 settimane fa si era allungata la politica, io ho detto questa è una storia troppo bella per farla troppo corta e quindi... Grazie mille. E Wondy, di solito tutti reagiscono malissimo, ci sono degli incidenti, Wondy proprio ha detto oh, vabbè, che problema c'è? No, ero truccatissima, quindi sono uscita, e visto che ero già truccata dietro alle quinte ho detto adesso non è che torno a casa il giorno di San Valentino con mio marito che mi aspetta, almeno vado a bere qualcosa e festeggio. Quindi seratona. Assolutamente. Meno male. Prima ho detto solo parte della verità sul tuo soprannome, che è il tuo vero soprannome, Wondy, sì. Non è il titolo di un libro. No, questo no, libro no. Parla di te, della tua storia, e questo è il tuo soprannome da sempre. Perché sì. Ti chiamano Wondy? Ma allora, inizia a essere un po' una leggenda, perché ogni volta che lo richiedo ai miei amici mi danno notizie diverse, quindi non lo so più. In realtà mi chiamavano Wondy, almeno così ho capito io, perché facevo 2000 cose. Ai tempi dell'università già lavoravo, studiavo, vivevo in una casa da sola, mi pagavo l'affitto e molti dei miei coetanei dicevano come cavolo fai? Sei un po' una mini Wonder Woman. Siccome Wonder Woman a me è sempre piaciuta, Linda Carter poi soprattutto, cioè nella versione televisiva, che è chiaramente uguale a me, no? Sono uguale, e ho detto, beh, Wondy mi è rimasto attaccato addosso e quindi me lo sono portato dietro. E te lo sei portato dietro anche in questa avventura del cancro, che hai vissuto anche questo da Wonder Woman. Raccontiamolo però dall'inizio, perché è iniziato tutto d'estate, era l'estate del 2010, tu eri in montagna con la tua famiglia, cosa è successo quella sera? Ma niente, abbiamo fatto una bellissima giornata in montagna e quando siamo andati a dormire, per sbaglio, io mi sono sfiorata e ho sentito un piccolo nodulino, un sassolino. Mi sono subito un po' spaventata, parlando anche con mio marito ho detto secondo me c'è qualcosa. Ma no, vedrai, non iniziamo ad agitarci, pensiamoci un attimo, domani iniziamo a chiamare in ospedale, vediamo comunque di fare... una visita, anche perché io avevo mia mamma e mia nonna che avevano avuto un tumore al seno, quindi chiaramente si sono accese tutte le lampadine allarme. E nel giro di pochissimi giorni in realtà ho scoperto che effettivamente quel nodulino, in realtà erano due, uno era un pochino più inserito, era più nascosto, ed erano due piccoli tumori al seno che immediatamente insomma mi sono attivata per togliere due tumori al seno. In realtà hanno dovuto fare una mastectomia, perché chiaramente erano due su un seno che era una seconda, quindi giustamente dicevano che togliamo tutto, che facciamo prima. E quindi è partita questa mia avventura. Necessariamente... Tra l'altro, quando ti hanno detto, perché purtroppo subito ti hanno detto che era una cosa molto seria, che dovevi intervenire da lì a pochissimo, da lì a 2 settimane, e tu... Nonostante questo, avevi prenotato un viaggio per dove? Io dovevo andare a Minorca 4 giorni dopo. E ci sei andata lo stesso? Sì. Sì, perché ho detto, quando è che mi dovete operare? Fra 2 o 3 settimane. E io però ho un volo fra 2 giorni, che faccio? E il chirurgo mi ha detto, parti. Tanto comunque in queste 2 settimane non si può fare molto. E mi sembrava giusto partire, un po' per i miei figli che aspettavano finalmente Quanti le 2 settimane. Quanti anni avevano i tuoi figli? Allora? Ne avevano 2 e 4. Quindi erano piccoli. Scrivi, di giorno sfoggiavo a Minorca bikini colorati e giocavo con i miei figli, di notte al buio pensavo alla morte. Sono stati due settimane veramente surreali, perché avendo saputo tutto così velocemente e dovendo partire subito per le vacanze, avevo i miei genitori che erano anche loro in ferie, perché era proprio agosto, era Ferragosto. E gli amici tutti in vacanza, ero io stessa in ferie, quindi non ero diciamo nel mondo del lavoro in quel momento, insomma in redazione,
E in vacanza a Minorca, lontana comunque chilometri da casa, era una situazione molto strana. Quindi di giorno cercavo di reggere botta, come si suol dire, e anzi mi facevo fare le foto, dicevo, beh, fammi un po' di foto in bikini, perché chissà, insomma, domani che cosa, se posso ancora fare foto. E però chiaramente poi di notte i pensieri venivano necessariamente. Ci pensavo, anche perché ancora non sapevo cosa sarei veramente andata incontro, sapevo solo che mi dovevo operare. Tra l'altro, prima dicevi che tua madre aveva avuto lo stesso problema. Una delle prime telefonate, racconti, è stata lei. Tu quanti anni avevi quando lei si era ammalata? Ma io credo di avere avuto 7-8 anni, ma non mi ricordo praticamente nulla. Perché lei non ha perso i capelli e quindi mi racconta che riusciva ad andare a fare la chimioterapia, a tornare senza più di tanto farmi pesare la cosa, ecco. Invece purtroppo i tuoi bambini hanno visto, purtroppo, i tuoi bambini hanno partecipato. In realtà hanno avuto l'opportunità di vedere la mamma senza capelli, che non è da tutti, e hanno anche scoperto che non ero così neanche malaccio, soprattutto se mi truccano bene come fanno qui alle invasioni. No, a parte gli scherzi, no, io invece li ho persi tutti, anche molto velocemente. E ho subito deciso di tenere la crapa pelata. Non ho mai pensato per un momento di usare la parrucca, ma non voglio dare un giudizio di merito, perché ognuno poi deve fare, veramente questa è una scelta molto personale. Ma anche perché stavi bene, dai. Ma agli occhioni azzurri, avevi la testa perfetta. Beh, ascolta, hai la testa perfetta. Sì, questo sicuramente, però insomma poi quando stai male e quando sei giallina, eccetera, eccetera, ci sono anche dei momenti in cui sei veramente un mostro. Però l'ho fatto soprattutto, vabbè, per me in primis, chiaramente, anche per i miei figli, perché l'idea che loro potessero vedermi con i capelli di giorno e senza capelli di notte, secondo me avrebbero avuto dei disturbi della personalità. Loro come hanno reagito al tuo nuovo aspetto? Ma mia figlia, io le avevo avvisate, ho detto, guardate che la mamma andrà a tagliarsi tutti i capelli, fa questa prova, poi mi dite voi se sta bene o se sta male. Vabbè. Mia figlia mi ha visto e mi ha detto, sei bellissima, e quindi non me lo dimenticherò mai. Ma tra l'altro tu nel libro li chiami la Attila e la Iena. Sì, la Iena mi ha detto, sei bellissima, infatti non me lo dimenticherò mai, perché non mi fa mai complimenti, che per quello. Ma invece, li chiami così davvero? Sì, anche sì. Attila e la Iena. Sì, lei si presenta. Non sono bambini tranquillissimi. No, se tu vieni a casa mia, lei dice, ciao, io sono la Iena. Ti dice, va bene, sei già preparata. Attila invece, quando mi ha visto, aveva 2 anni e mezzo, quindi poveretto, era veramente piccolo. Aveva iniziato a scoprire gli adesivi e pensava che anche sulla crapa pelata si potessero attaccare. E lì ho detto, va bene tutto, ma fino a lì no, ecco, fermati. Senti, la chemioterapia non è piacevole. No. Come hai vissuto quel periodo? Ma la chemioterapia è una cosa strana, almeno per come l'ho vissuta io. Io purtroppo l'ho fatta 2 volte. La chemio rossa, anche quella che viene chiamata rossa, perché è rossa, proprio è rossa, ti sembra, ti iniettano un siringone di queste dimensioni color rosso sangue, no? Dici, quindi fa un po' impressione. La siringa la volevo, non me l'hanno mai data, perché hanno detto che poi è un rifiuto speciale, perché la volevo portare ai bambini per farli giocare, ma non me l'hanno mai data. Questa siringona praticamente nel giro di 3 giorni ti abbatte completamente, cioè tu passi 3 giorni in cui non capisci neanche dove sei, perché è molto, ti affatica tantissimo, ti viene la nausea, hai una marea di effetti collaterali, fatica di digestione, piuttosto che il fortissimo sapore di ferro in bocca. Avevi il freezer pieno di ghiaccioli alla menta. No, al limone, sì, il limone proprio era ovunque, volevo solo quello, poi appunto diventi inappetente e vabbè, dimagrisci, che per me è andata anche bene, poi sono subito reingrassata, quindi è durata poco quel momento. Per 3 giorni stai malissimo, poi è come se ci fosse un interruttore on off, dopo 3 giorni, tac, piano piano ti riprendi e ricominci a star bene.
Anche quella è una delle cose più difficili poi da spiegare, per esempio ai bambini, perché chiaramente vedono la mamma che sta male 3 giorni, poi sta bene, finalmente è guarita, poi dopo 3 settimane, ta-ta-tan, altri 3 giorni. No, giustamente anche loro faticano a capire questo andamento proprio molto ciclico. Racconti perché... che sia prima che dopo l'intervento ci sono state diverse occasioni in cui ti sei sentita dire delle frasi irritanti da amici, conoscenti. Come l'infermiera che dice che sua zia non ce l'ha fatta. No, quella è geniale, non solo l'infermiera. L'infermiera è stata una delle top, anzi direi che potrebbe arrivare proprio, potrebbe aver vinto il primo posto. No, lei mi ha detto, ah, ma lei perché è qui? Dico, guardi, sono qui per un tumore al seno. Ah, mi dispiace, sì, ero lì così, no? Sì, anche mia madre l'ha avuto, io, mi spiace, anche mia zia, mi spiace, mannaggia. Mia madre ce l'ha fatta. Ah, bene. Mia zia no. Vabbè, ho capito, al 50%, cioè sono uscita da lì e ho detto, vabbè, al 50-50. Ognuno ti dice quello che vuole, ti fanno anche la lista di quello che hanno avuto loro, che però è un po' di più di quello che hai avuto tu, perché tu l'hai avuto al seno, ma l'altro invece ce l'ha avuto da un'altra parte. Insomma, c'è tu anche da brava una competizione. E da brava milanese, perché come avrete capito, Francesca ha preso molto alla milanese la sua avventura in questa malattia. Hai fatto una bella lista di cose da non dire mai a una persona malata di cancro, ad esempio... Come stai? Bene, ti trovo bene, sì, ma insomma, ti vedo un po' sciupata, dai, veramente. Questo è, come ti trovo bene, come ti... anche no, evita che è uguale, gli stessi. Oppure, guarda, io abito a Kathmandu, però se hai bisogno che ti venga a prendere i bambini, te li porti a Luna Park, tu chiamami che io arrivo, eh? E tu sì, da Kathmandu. Da Kathmandu sicuramente arriverai. Cioè, le frasi più assurde, oppure... Ma perché le persone si agitano, probabilmente. No, infatti alla fine è vero, sono frasi da non dire, però probabilmente le avrò dette anch'io e probabilmente... Cioè uno lo dice tanto per dire qualcosa, brava. Non sa cosa dire. Alla fine allora fammi la spesa, cucina qualcosa... che io non ho mai voglia di cucinare, questo anche quando sto bene, però in generale cucinami qualcosa, fai qualcosa che mi faccia star bene, quello sì, però le parole un po' inutili. C'è un capitolo che si intitola proprio Workaholic, dove racconti che anche durante la chemio da brava milanese hai preferito continuare a lavorare, tu fai un lavoro molto impegnativo con dei turni molto stressanti, facevi, ma forse fai ancora, un po' una vita molto sì. stressante. Ho cercato di tornare al lavoro subito e di fare quello che ho potuto, poi c'è stato un momento in cui proprio i globuli bianchi hanno urlato vendetta, hanno detto sta a casa e quindi sono stata costretta a stare a casa. Scrivi, correre ovunque e senza sosta non è stato un bisogno dettato dalla mia situazione, era semplicemente il mio modo di vivere. Tu hai sempre vissuto così. Sì. E quindi quando hai saputo così... di avere il cancro, non hai pensato adesso rallento, adesso cambio vita, adesso Sì, l'ho pensato, ma poi non l'ho fatto, nel senso rallentare ci ho provato, la malattia mi ha costretto, quindi mi ha costretto sul divano appunto per ore e lì sono stata obbligata, insomma, a stare ferma e a non correre. E quindi in quello, devo dire, mi ha aiutato a conoscermi un po' di più. E quindi questo è stato un bene. Però se lo devo decidere io non ci riesco. Io mi dico dovrei rallentare, ma poi non ce la faccio. Mi invento sempre qualcosa, ho sempre un progetto, qualcosa da fare. Non ce la faccio proprio. A un certo punto hai fatto hai fatto un'analisi che si fa in questi casi, un test del DNA, spiegalo tu e dici che sì, qual è stato il risultato. Allora, il test era un test genetico, perché chiaramente avendo questa forte familiarità hanno detto, ho trovato un tumore, hanno detto facciamo comunque un test per vedere se lei ha un BRCA1, un BRCA2, quindi un gene modificato che aumenta le probabilità di avere il tumore al seno. Hanno fatto questo test. Io ho sperato intimamente di non avere il BRCA1, ma chiaramente la speranza è andata da un'altra parte e mi hanno detto che avevo il BRCA1, che è esattamente quello di Angelina Jolie. Quindi adesso io e Angelina abbiamo 2 cose in comune, il BRCA1 e l'amore verso Brad Pitt, che lo amo tantissimo, anche se lui non lo sa.
che decisione hai preso quando ti hanno dato questa notizia? Loro mi hanno consigliato di pensarci alla chirurgia preventiva per l'altro seno. E che vuol dire cosa? È una chirurgia preventiva, quindi un'altra mastectomia nel seno sano, però superati i 40 anni. Tu allora quanti ne avevi? Io ne avevo 38, quindi insomma diciamo fra 2 anni ci cominciamo a pensare, lei si metta un po' nell'ottica, faccia una riflessione. Vabbè, rifletto. Tempo neanche di riflettere che ho ritrovato durante un controllo un altro tumore al seno sinistro, quindi al seno che era sano. Per cui non c'è stata, diciamo, decisione di chirurgia preventiva che io avrei fatto, perché è stato più veloce il tumore della chirurgia preventiva, e quindi ho dovuto rifare un'altra mastectomia che ha comportato un'altra chemioterapia. Ecco, questo Francesca è un momento molto drammatico, sì, nel libro, perché si capisce che la recidiva, si dice, sì, è stata una bella mazzata per te. È sempre la seconda, è un po' come la minestra riscaldata, no? La prima, vabbè, poi alla seconda ci riprovi, cioè le seconde volte non sono mai come le prime. In questo caso la prima botta la resisti in un modo diverso, alla seconda inizia a dire, mo basta, cioè ho 2 tette, 2 tumori, adesso speriamo di aver finito, perché spero di aver dato, ecco, mettiamola così. E in più, mentre prima è anche una curiosità, assurda se vogliamo, strana, però è così, hai una curiosità anche nei confronti della malattia, di quello a cui vai incontro, del mondo che andrai a conoscere, no? Alla seconda sai già tutto, cioè quando sono tornata lì ho visto le infermiere, ho detto guarda, sono ancora qua, vi avevo detto addio 1 anno e mezzo fa, non è che sono molto contenta di rivedervi, ecco. E quindi è stata più dura, ed è stata più dura forse anche da parte, anche chiaramente da parte delle persone che mi erano vicine, e anche da parte di tutti gli amici che forse hanno iniziato a faticare anche a rapportarsi con me, quindi è stato tutto più complicato. Qualcuno è sparito? Qualcuno è sparito, qualcuno l'ho fatto sparire. Perché? Perché questi sono i momenti buoni, sono il punto a capo, come li chiamo io, cioè dove fai anche chiarezza sulle persone che ti stanno accanto. Non ci hai ancora parlato di come tuo marito ha reagito a la prima volta, la seconda volta, avete due bambini molto piccoli. Lui è stato bravo, bravo, non lasciarmi, no, a parte gli scherzi, no, è stato molto bravo perché ha capito che io avevo bisogno di una persona forte, e probabilmente vedendo come reagivo io non ha mollato, e quindi siamo stati in questo molto complici. E abbiamo lottato insieme. È chiaro che secondo me le persone che ti sono accanto faticano molto, perché vivono un'impotenza di fondo. Tu sei lì e stai lottando, no? E in qualche modo ti senti anche un po' artefice del tuo destino. La persona che ti ha accanto subisce tutto, e subisce le tue tristezze, i tuoi momenti no, e può solo supportarti e cercare di farti da scudo, ma più di quello non può fare, quindi credo che sia molto faticoso per loro. La seconda chemioterapia ti ha fatto cadere i capelli un'altra volta, i bambini ancora ti hanno visto senza capelli. Amò, sì, questa volta però siccome era la gialla, prima era la rossa, adesso era la gialla, che la chiamavamo la crodino, perché aveva questo color crodino, mi avevano detto forse non ti cadono i capelli, quindi io preventivamente non li ho tagliati, in realtà è ancora peggio perché sembrava un pulcino spelacchiato, e quindi andavo in giro col cappellino sempre colorato eccetera, sperando che non cadessero tutti, però alla fine insomma non c'era molto. Il tuo libro è anche molto divertente, perché per come tu parli di te, perché in tutta questa avventura, che è un'avventura drammatica, tu la racconti con un gran sorriso perché sei Wondi. Ma siamo tutte un po' Wondi, Daria. Perché dici? Perché sì. Perché secondo me nei momenti difficili, e l'ho visto veramente, perché comunque l'ho condivisa molto questa esperienza anche sui social, con il blog che avevo tenuto, eccetera. In questi momenti, che non è solamente l'incontro col tumore, comunque nei momenti bui, nei momenti difficili, tutti tiriamo fuori i nostri piccoli e grandi superpoteri. Possiamo scoprire di noi stessi cose che neanche pensiamo di avere, come una forza che magari in me si vede di più perché io sono una persona molto energetica, diciamo, ma che altri credono di non avere, che invece hanno.
Tu racconti anche della tua vita quotidiana, degli aperitivi che scappi a prendere con le amiche, delle nottate pazze, dei caffè. Cioè, non è che sei diventata salutista. No, ecco. No. Ma non è che ti faceva bene invece diventare un po' salutista? Forse sì, però guarda, io credo che. Ma ci sono quelli, no? Che proprio cambiano vita, diventano alimentazione naturale. Vanno anche a vivere in India, cambiano città, si separano, cambiano marito, cambiano moglie, fanno scelte incredibili, cambiano completamente tutto, dall'alimentazione al lavoro. Tu non hai continuato a sbevazzare? Io sbevazzo ancora, senza esagerare, sono mia madre, quando stasera mi chiama e dice allora, finisci, che già dopo aver letto il libro ha pensato si è preoccupata, si è detto oddio, ma non lo sapevo che bevevi così tanto, ma no, è un romanzo, c'è scritto, stai allora tranquilla. Adesso io quindi non posso dire quello che volevo dire. No, tu dillo. No, perché quando appunto la volta scorsa ci ho dovuto dire, guarda, non voglio fare questa intervista in un quarto d'ora, perdona. Cosa posso fare per farmi perdonare? Tu mi hai detto, quando vengo mi offri un mojito. Assolutamente, no, giuralo. E io te l'avrei preparato. No, io lo bevo volentieri. Sì, mamma, guarda che solo perché siamo in TV in realtà non è un mojito vero. No, è una canzone. No, ti pare che io bevo il mojito? Ti faccio alzare anche ma lo bevi anche tu? Ti lasci bere il mojito da sola. Io posso dire tanto che è gazzosa, un vero mojito. Ma meraviglioso. Ho fatto alzare a gradazione alcolica ad Aria Vignali. Che insomma già andiamo avanti così. A cosa vuoi brindare? A tutte le Wondy che ci sono in Italia, non solo. Come si beve con la cannuccia? Ci sono varie scuole. Mi sembra anche piuttosto ben fatto. Sì, molto. Beh, io il mojito. Che meraviglia. Vedi, guarda, che le promesse le mantengo. Mamma mia, sono veramente felice, guarda. Senti, Wondy, intanto bevo, tu parli di tutto e parli anche di una cosa che non possiamo nominare, che è il tuo rapporto con il pensiero della morte, di quello che ti può succedere, di quello che può accadere nella tua vita. È molto legato a quello che dicevamo prima, cioè io non ho cambiato nulla della mia vita, o quasi nulla, perché a me la mia vita di prima piaceva, quindi tendenzialmente perché cambiarla? Cioè, tu cambi il marito se non ti piace più quello di prima, il lavoro, l'alimentazione, ma a me piaceva tutto. E quindi ho continuato e continuo in questa vita che mi sono scelta, che mi sono creata. La morte, quindi, adesso che sono sulla soglia dei 40 anni, ma non ci sono ancora arrivata, manca poco, ma ancora ne ho 39, posso dirti che tante cose comunque le ho raggiunte. I miei progetti li ho fatti, li ho raggiunti, i miei piccoli e grandi successi li ho avuti nella vita. Quindi la morte mi fa meno paura, molta meno paura di quando avevo 20 anni. Potrei tranquillamente andarmene, cioè io veramente l'ho pensato, ho detto io se adesso devo andare via, alla fine ho fatto tante cose belle, sono soddisfatto, ho pochissimi rimpianti, quindi ci metterei anche la firma. È chiaro che l'unica cosa che mi attacca proprio anima e corpo qua sono i bambini. Loro magari non amano tanti, ogni tanto mi dicono ti vorremmo cambiare, vabbè, c'avete questa, vi la dovete tenere. Però sono loro che mi fanno dire che no, che devo rimanere qua e devo andare avanti a lottare come sempre. Tu come stai oggi? È difficile intervistarti, troppi applausi, lasciatemela parlare. Come stai oggi? No, io sto bene, chiaramente è un continuo fare controlli, ecco, questa è un'altra noia, controlli in continuazione, perché chiaramente adesso qua, anche se avendo tolto tutto, diciamo, e avendo ricostruito, no, diciamolo, perché sennò sembra... Ma ti sei messo una cosa larga, non è che sono finte, sono finte, ma non c'è il cotone, sono belle, no, perché poi quindi adesso appunto, ti puoi mettere quei costumi a fascia? A fascia, quelli che non si può mettere nessuno, praticamente, tranne quelle che hanno le tette rifatte, quindi io posso, I can. No, è importante questo discorso della chirurgia plastica ricostruttiva, ci tengo molto a dirlo perché le persone chiaramente hanno paura, le donne che affrontano questo tumore hanno paura dei capelli che comunque ricrescono, addirittura ti puoi fare anche platinati come ho provato io, perché poi dopo impazzisci, ecco, quello in questo senso si può fare, cioè a un certo punto dici vabbè mi ricrescono, allora adesso visto che sono ricresciuti facciamoci platino. E l'altra è il seno, chiaramente, dici mi tolgo tu. In realtà adesso con la chirurgia plastica ricostruttiva ci sono comunque
dei lavori, degli interventi veramente dedicati, sono molto bravi e quindi in realtà ho una bella terza piena di silicone, ma va benissimo. Ascolta, come ti posso salutare? Perché io voglio vedere Daria Bignardi platinata. Come si fa? Certo! Così? Ma tu mi dovresti fare una foto, la faccio dopo. Facciamo dopo. La faccio, la tweet. Perché tutto. Noi la creiamo, ho deciso di questa cosa. Siccome Wondi siamo un po' tutte noi, e faccio provare così. A tutti anche di essere così più su, perfetto, così, guarda che bella così. Guardate come sarebbe bella Daria Bignardi platinata. Grazie Wanda, grazie mille, me lo porto portatelo via. Sì, vado a festeggiare Francesca Del Rosso.